Gira voce che giri un team di truffatori e che alcuni di questi io li abbia già truffati. Ho truffato tanti truffatori, tanti altri ne trufferò. Da quando ho creato questo canale ho fatto tanta giustizia. Il problema di base è che ancora nessuno fino ad oggi è riuscito a truffare il re delle truffe. Queste voci dicono che addirittura abbiano un gruppo creato appositamente per truffarmi. Se questo video arriva a 30.000 mi piace, cercherò di venire a capo a questa situazione e li affronterò tutti face to face, faccia a faccia. Il mondo non è più quello di prima. Salva il mondo e contro di me. Ciao a tutti ragazzuoli, qui è Mr. Pedo che vi parla. Sono qui per dirvi che su Mr. HD ci sono degli sconti assurdi. Il sito ha avuto anche un aggiornamento. Ci sono FIFA Points, armi per salvare il mondo scontatissime. Quindi se cercate qualcosa a poco prezzo, Mr. HD è il miglior sito tra tutti. Mi raccomando, link in descrizione. Ita Francano. Di personaggi come lui ce ne sono ben pochi. Pazzo, stupido, depensante. Chi più ce ne ha, più ce ne metta. Ha veramente tutto quello che nessuna madre vorrebbe per un figlio. Non sa nemmeno parlare tanto bene. Però una cosa è certa, di certo non sa truffare. Sono un po' incazzato oggi. Io c'ho quest'arma che è mitica. Cos'è che cambia dalle armi mitiche? Che quando le droppi sono gialle, non sono arancioni, viola, sono gialle. Aspetta, te ne faccio vedere un'altra. Aspetta. Questa è la mia preferita. Perché guarda, c'ha pure un bel rinculo. E che spara? Sì. E sono. Come che spara? Spara. Palle. Dai, io ti droppo quest'arma oro. Tu cosa mi droppi per la. Cioè, l'arma mitica è la più forte del gioco. Io ti ho detto che te ti posso scambiare due armi. Ti posso dare due armi a 130 full perk. Quindi scavafosse 130 e questo qua che cosa? Il falcone al 130. Senti? Bam, 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 bam. Abbastanza forti queste armi. Solo che c'è un piccolo problemino. Che valgono poco. Cioè non so nulla. Cioè come se io allora, ti do una Ferrari e tu ti presenti con una 500. Lo scambio non esiste, da Francano. Allora facciamo una cosa. Notturno 130, oh, e Falcone guarda, 130 guarda. E il Notturno 130. Guarda da Francano. Facciamo una cosa. Io mo te la droppo a terra l'arma. Te metto un po' lontano perché sennò. Da lontano non so se si vede gialla, però un arancione si dovrebbe vedere un arancione. Ma tanto io non capisco tanto, veramente. Te la droppo a terra, te la droppo a terra. Troppo? Sì, mi devi droppare. Per quell'arma mi devi dare un botto di roba, Ma i permessi me li dai? Non ti avvicinare! No, sto saltando, non mi avvicino. Aspetta, io mi metto davanti all'arma perché sennò. E te la sei ripresa? Vabbè, per sbaglio. Sì, sempre per sbaglio. Pure prima mi dicevano per sbaglio. Aspetta, No, te la droppo. No, metto qualcosa davanti perché non sia mai tu fai qualche scatto strano. Basta vedere nella mappa che sta droppata. Guarda, in alto a destra. L'arma sta qui dietro. Da Francano? Cos'è successo? No, praticamente prima mi stavo scaccolando, no? E mi era rimasta per sbaglio la caccola sul dito, non l'ha appiccicata sotto la scrivania. E quindi mi è scivolato il tasto sinistro del mouse. E quindi per sbaglio ho spaccato il muro, ecco. Ma da Franco, ma mi stai svegliando per culo? Ma no, guarda che ti taccio! Ma ti taccio! Ma stai scherzando? Stavo scherzando! Ma vuoi scambiare o vuoi prendermi per il c***o? Ho capito. Cioè io ti droppo l'arma più rara del gioco a terra e tu mi vuoi truffare piccolando così? Ma che ti pensi? No, che sono un bambino? Ho sbagliato! Ma che sono creatura? Allora, quindi quante armi vuoi? Mi devi dare minimo 6-7 armi. Vai, fa quello che devi fare. Droppami le armi, veloce. Topcat 130, scavafosse 130, il soldato al 130. Vai, prendo la modifica. Vai, vieni avanti. Vieni. Oh! Ma no, mi si sta inceppando tutto! A posto! Sì! Assafa, mamma mia! Quanto godo quando uno ti prende per il culo e poi viene truffato! Quanto godo quando uno viene. No, non ci crederete. Quanto godo. È venuto a prendermi in giro. È venuto a prendermi in giro perché probabilmente mi ha riconosciuto. E quindi fa tutto il finto tondo. Io, vabbè, sei stato truffato, amico. Dai, per favore, me le puoi ridare.
No, è perché stai laggando? Non ti c'è un'interferenza? Ridammi l'arma! Ridammi le armi, basta! Se rotto il cavolo, ogni volta che entro in sta mondo di tutti mi truffano, ridammi le armi e basta! Sei livello 130, ma ti riprendi! Ma sei tu che hai provato a truffarmi! Ma non è vero! Non ti ho manco truffato! Ho qualche arma tua? Non penso! Ci sono delle interferenze! Ci sono! Per piacere! Datele, te le ridò forse. Klaus! Piacere, Recla. Oh, mi rispondi, mi dai le armi. Devo andare un attimo al bagno, eh. Ciao, bella. Oh, Pete, uno dei truffatori più stupidi che probabilmente io abbia mai incontrato. Non ha furbizia, non ha intelligenza, non è astuto. Probabilmente della sua vita non farà nulla, perché non ha doti. Ha provato a truffarmi, sì, è vero. Ci è andato anche vicino. Però il King è il King. Do questo lancio Halloween, che è abbastanza raro. Vabbè, non è rarissimo, è molto raro però. Sì, ma lo posso vedere in mano perché... No, frada, no. Non te lo voglio dare le robe. Va bene. C'ho questa. Vabbè, questa non so se la conosci. Questa più che rara no, è... No, mi fa schifo. No, aspetta, ti dico. Più che rara è particolare. Questa qua è la chiave inglese di pecora arrabbiata. Del mio video famoso, dai, come vai. Però quella non è rara, è più una cosa affettiva, capito? È affetto. Poi c'ho questa, che è una montemannaia, però è all'80, cosa che non dovrebbe essere così. Guarda come truffo Mr. Pet. Oi, Ciro. Ciro. Cosa? Ma niente. Ho detto, guarda, qua sta la montemannaia all'80, che è rarissima. Mo' nemmeno così tanto, però. E io ti potrei dare... Cosa ti interessa a te, sinceramente? E a me mi interessa... Boh, non so, materiali ne hai? No, materiali... Sì, raggio solare, là. Ma io c'ho ancora più roba, non c'ho solo questo. Ti faccio data la roba. No, cioè... ma a me... Ti ho detto, mi interessa il lancio Halloween con le cose... Fermo, guarda, mo ti faccio vedere un'arma. Questa è one shot, cioè è da collezione, non la puoi usare. Ah, l'elemento energia... Ciro, dimmi, sto dicendo elemento energia? Allora, c'ha l'elemento energia e elemento fuoco, una cosa del genere. Però questa vale veramente tanto. Fammi vedere un po'. Te la droppo subito. Ma si vede anche da terra che è doppio elemento? No, da per terra non si vede che è doppio elemento, però è così, cioè, Peppi. Vieni tu a truffarlo, mo ti invito. Ma ogni tanto ti sento che ti muti, che succede? No, niente... Niente. Aspetta. Devo andare un secondo al bagno. Va buono. Mo. Aspetta, faccio veloce. Quando vado arrivo. Vieni tu, lo truffi, tu facile, prendiamo tutto quello che c'ha. Mi sta cattivo. Muoviti, vieni on. Oh, perfetto. Ho fatto veloce, ma per quanto un goccio di pisciata. Vabbè, ma goccetto. Sì, ma non ti mutavo, cioè, tanto sti cavoli. Vabbè, sono andato al bagno, ce l'ho vicino, non è che ti faccio sentire la pisciata, scusa, no? No. Peppi, mica mi voglio sentire. No, tieni ragione, tieni ragione. Un po' di logica. Aspetta per piacere un secondo, aspetta. Sto aspettando, beh. Muove Ciro. Oh, ti senti? Te l'ho detto. Oggi c'ho le interruzioni. Da quando c'ho la ragazza, sai com'è. No, vabbè, lo so, le ragazze ti danno guai, lo so. Sì, ma fatti più avanti, perché. Sì, Peppe. Però fatti più avanti. È perché non è che le vedo, sennò. Sì, è perché. No, ridrop. Non sono stupido, eh. No, mica. Perché? Ma che pensi che ti truffo? Peppe, tu m'hai truffato da quando ci conosciamo? A parte tempo fa, ma tantissimo tempo fa. Ho capito, ma non si sa mai.
Vabbè, fatti più avanti, però, quello dico. Ma sono stuck quelli là? Sì, più o meno. Sono stuck, sì. Io ti droppo l'arma. Fermo. Ti droppo l'arma, fermati. Allora... potresti darmi permessi cortesemente? Sì, mo te li do. Ce li hai? Apro io? Certo che apri tu. Vediamo se mi ha truffato. Non ci ho truffato, sono stacks. Ok, 200. A posto, dai. Peppe, è andata così, va bene? Tutto bene, Peppino? Mi vuoi dare le armi, le trappole là? Cosa? Si balla pure. Cosa? Balla pure. Stai laggando, Peppe! E poi Ippo. Il nome già dice tutto. Un personaggio non poco razzista. Odia quasi tutto il sud Italia. Però non è aggressivo. Anzi, è molto calmo. Unico problema? Deve truffare qualsiasi persona che venga dal centro al sud Italia. Pensava di riuscirci, ma poi... ha incontrato il King. Allora, guarda, ti faccio vedere. Ho questo al 130 apparizione, molto forte. Cioè, vabbè, che non sa nemmeno cos'è un'apparizione, se vai a vedere. Ah, ti dico, vorrei anche tante munizioni oltre alle armi. Le munizioni. Vabbè. Si vede che non si è giocato. Okay. C'ho artiglio al 130, notturno al 130. Sono abbastanza ricco. Però ti dico una cosa, mi hanno truffato. Facciamo così. Tu mi dai 40 armi, ok? Mm? E io, non so, te ne do un po', dammi permessi che ti faccio vedere le mie armi. Ma tu non ce le hai 40 armi, secondo me. Sei rango 2, rango 4, sei rango bassissimo. Allora, io conosco qualcuno dentro all'Epic Games, ok? Io ho tutte le armi che vuoi. Guarda, c'ho questa qui che sembra... l'hai mai visto Star Wars? Sì, l'ho visto. Guarda, è una pistola laser. Questa, vedi, ho finito le munizioni, mi servono più munizioni. Poi c'ho questa, che tipo cattivissimo a me, ok? Madonna. Vada, fammi delle armi. Meglio tornare a giocare su Battle. Guarda lo scambio qua. Mi fai vedere le armi? Senti, fra, fammi controllare un pochino. Ma che stai facendo? Sono un po' lento perché... E controllo, perché ho paura che mi truffi con quella voce di... Beh, giustamente, perché c'ho il dialetto un po'... C'ho la voce un po' cadente al Napoli, giusto. È fra la reputazione famosa, Molto famoso. Mi fai vedere come delle faccio armi. A dropparti le armi? E devi premere l'analog. Che ne so, io gioco da tastiera. Io sono solo un tasto con una X e poi ci sono delle lettere. Si vede che sono delle lettere, che ne so io. Ok, ma non gridare, che sennò mi devi pagare anche l'autorino. Tutta sta gente che vuole fare gli spirito. Senti, fra, io c'ho questo. Ok, l'Argon, poi Wars. Vabbè, poi c'ho questo, che lo usavano nella guerra mondiale. La Matt Candy Corn. Seconda decine, poi popcorn. Matt Candy Corn si chiama. Fra, è il gioco lag, non si sente. L'hai visto Avengers? Avengers? No. Questo qui è l'arco di Occhio di Aquila. Fra, mi sono visto poi Spider-Man. Dopo... Happy. Io ti ho visto Avengers. Ma non me lo sono visto Avengers! Mi sono visto Spider-Man! Mi sono visto che tu, ma non mi sono visto Avengers! E che mi frega! Volevo dirti che me lo sono visto. Scusa. Riprendi tutte quelle armi? Riprendi tutto? No, te ne troppo un po', perché se mi devi dare di più... Ho capito, ma quanta roba c'hai? Ma sono tuo amico, era ricco. C'è tu un'altra voce, più armi di me. Faccio prima a farti vedere tutto. Facciamo 5 armi per... No, anzi, facciamo 4 armi per 4 armi, va bene? Ti levo i permessi, perché sennò mi inculchi. Droppa. Ok, fatto. Allora, io ti ho dato qui un po' di armi. Non so se sono più di 4 o cose, perché non riesco a portarle bene. Sono tutte a 130. Speriamo. Tranne questa pistolina qui, epica, che dovrebbe essere a 141, ok? 141, che tra l'altro non esiste 141. Oh, c'è scritto qui, senti. No, ho capito, io sono di Napoli, ok, ma sai leggere? Adesso io apro il muro, ok? Al mio 3. Ma posso modificarlo io? No, perché tu mi truffi. Ma non ti truffo? Perché ti dovrei truffare? C'è solo tu che provi a truffarmi. Anzi, 3, 2, 1. Vabbè, da fra, mamma mia. Che non mi fa? Ragazzi, ma lui mi ha truffato. Però le armi sono lì a terra. E sono pure giuste. Re Klaus, un mio grande amico. L'ho conosciuto anni fa. Perché giocava ripetutamente a questo giochino chiamato Salva il Mondo. Non aveva paura di niente e nessuno, perché lui sapeva che il suo obiettivo era quello di vincere. Finché non ha incontrato me,
Io non sono stato tanto buono con lui, gli ho fatto degli scherzi, ma qualcosa questa volta è andata male, perché il mio prank è stato più esagerato del solito. La sua reazione non è stata bellissima. Allora, in poche parole, cosa ti volevo dire? Visto che io sono un bambino che gioca, cioè sono un bambino, ho 12 anni, cioè sono un adolescente che gioca tanto a Fortnite e salva il mondo, cosa è successo? Che comunque io voglio diventare il più ricco di salva il mondo. E zi la voce che tu sei una persona molto ricca, e se sei molto ricca ti devi confrontare con me che sono molto ricco. Allora, visto che comunque io voglio vedere c'è qualche arma tua. Vabbè, che... Che cos'è? Nocturno. E questa è la p***a che mi hai droppato. Pensavo che mi droppassi qualcosa di più bello. Ce l'ho pure io. Che rango sei? Cioè, rango 23, no? Eh sì, ma sono rango 23, ma per un giusto motivo. Perché io mica gioco, io mi faccio regalare le cose, mica sono scemo. Vieni qui sopra. Bello qua sto. Ma che cazzo? È il castello di Heidi! Ma Heidi non c'è il castello. Perché siamo qui? Da The Club, sì. Ma vedi che non sei una persona seria e corretta. Io voglio fare una cosa seria e tu mi prendi in giro. Dai, Ciro, sei tu, basta. Ma sono io? Ma ti pare? Solo tu mi chiami così, quindi sei te. Non sono io. Te lo giuro. È palese, proprio come parli, come ridi, fra sei tu, dai. Io volevo mettere a confronto le mie e le tue ricchezze. Ti posso far vedere quel che c'ho? Allora, non mi posso fidare di te però. Sì, vabbè, sei nel mio mondo, c'è il mio numero e tutto quanto, non mi posso fidare di te io, boh. Ma cioè, se mi rubi tutto, allora ti faccio vedere. Io c'ho questa, falla per 25, quindi c'ho 25 apparizioni a 130. Vabbè, e c'ho... finché non le vedo non ci credo. E poi c'ho questo per 40, non so se mi spiego, uno per 40, va bene? Vabbè, cacciami senso. Cacciamene 10, vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, non ti... Oh! Ma ti pare che mi faccio truffare da te? Comunque, in totale ho 145 armi. Io ho i progetti, quindi a posto. Cioè... Ma pure io c'ho i progetti. Mi puoi droppare tutte le armi che c'hai? Mi fai vedere quel che c'hai? Tu ce l'hai le armi mitiche? Mi cogli impreparato. Ti colgo che ho vinto. Va, cioè, tieni, armi mitiche a posto, a caso. Mo. Posso sapere chi ti ha dato il mio numero? E Clavsi, allora, ma io voglio capire una cosa. Ma a te che cavolo te ne frega di chi mi ha dato il tuo numero? Io sono venuto qua per pura informazione d'informativa. Cioè, mi devi dire quello che stai facendo. E perché c'hai tutte queste armi? Perché le missioni non le fai più da una vita. Cambiamo aria che qua non mi piace. Andiamo a droppare queste armi. Allora, ti chiudo a te in un box, no? No, chiudi tu in un box. Io mi metto fuori. Io droppo pure, tanto non puoi prenderle. Però mi devi dire una cosa. Sei Ciro sì o no? Non sono Ciro! A parte che nome è brutto, che Ciro, bruttissimo! Quindi il mio numero chi te l'ha dato? Dai, ti droppo quello che ti va, ti faccio vedere qua tutto quanto, però tu dimmi chi ti ha dato il mio numero. Il tuo numero, allora ti dico, è un tuo amico che ormai non è più tuo amico. E ci hai dato il numero, dandogli il numero, numero, è successo. Cioè, a parte che vedi, Ciro non è così dislessico. Ciro non è dislessico, quindi non parlerebbe come parlo io. Ciro sei tu, e mo a caso ti metti a difendere Ciro. Ci stanno tracciando, stacca! Ma allora le club si me lo vuoi droppare questo robo? È da troppa. Bastano? No, tantissime armi. Oh! Per piacere. Non ci credo, chiuda. Non ci credo, è andato. Non ci credo. Wave Cece. L'ho conosciuto ben poco. Diceva di essere uno dei migliori truffatori al mondo, quando in realtà era ben poco. Ha provato a truffarmi. Non vi dico nemmeno l'esito finale. Credo l'abbiate già capito. Signor Cece, le offro una cosa, va bene? Va bene. Visto va bene. Che lei è una persona onesta, credo, no? Cioè, sì, da questo sì. Si è visto. E a me mi servono tante armi perché...
mi servono per fare le missioni che devo finire il gioco. Ok. Dei materiali non me ne faccio nulla. C'ho tanti materiali. Tu hai detto che c'è tante armi. Sì. Io sì, do il mio raggio solare e tu mi dai le tue armi. Ci stai? Sì, dai. Le mostro tutte le armi che ho, un secondo. Tutte me le mostra? Ma a me c'è bisogno. Ma che sta urinando? Non mi avvicino per non destare sospetti, perché sennò si pensa chissà che va cosa. Va bene, no? Va bene. Quante armi sono? Più allora, o meno? Un secondo che faccio il calcolo, eh. Mm-hmm. Sono circa 89 armi. 89 armi? Sì, 89, 89. Per 89 armi le posso dare una cosa come... Quanto raggio vuole? Beh, accetterei volentieri tutto quello che ha. Tutto quello che c'ho? Beh, sono 89 armi. Eh sì, ma io ti do 70 stack. Quanti cavolo ne c'è? No, 70 stack di raggio solare sono... Credo una cosa come 600 armi, 500 armi. Cioè non è proprio la stessa cosa. La comparazione è assurda. Massimo le posso dare una cosa come 10 stack. 15 bene, perché sono generoso. Se non truffa. 15 stack, accetto. Dai, va bene. Solo perché lei mi è simpatico. Solo per questo. Perfetto, perfetto. Allora lascio tutto, Guarda, le do pure i permessi così lei si può fidare. Ok, grazie. No, dai. Wave, mi sente? Mi hai fatto la napoletanata, lo sapevo. Cece, lei può dire quello che vuole. Però la napoletanata, come dice lei, non l'ho fatta. Perché tu, se ti metti a truffare i cristiani, ok, a me non hai fatto nulla, non mi hai truffato. Però le pene vanno scontate. C'è la chicca, quindi hai truffato, punto. Lo sapevo. Io non mi dovevo fidare, era un napoletano, si sentiva dalla cena. È finita, bello. La vita è così, è una ruota, gira. Oggi a te. Sei un pagliaccio. Ciao, bello.